Grande Cinesate, buongiorno. Questo video in particolare lo faccio per mostrarvi il primo minuto, minuto e mezzo circa, dei tre DVD messi in palio per il contest del cosplay della Bambola Brutta. Quindi avrete circa un minuto e mezzo, grosso modo, di Toys, del piccolo Sammy e di Camelot. Così potrete anche valutare il crescente fastidio che c'è fra il primo, il secondo e il terzo premio, che terzo è una cosa intollerabile. L'ho visto 2 volte e credo non lo farò mai più in vita mia. Detto ciò, divertitevi, gustatevi questi spezzoni e ci vediamo sulla pagina. Mancano solamente 2 ore, sospirò Pino il bambolotto di pezza. Oh sì, solamente 2 ore, sospirarono anche gli altri balocchi. Che cosa avete detto? Chiese il telefono che si chiamava pronto. Lui era un po' duro d'orecchi e per questo bisognava ripetere le cose 2 volte. Ci sono ancora 2 ore di tempo prima della consegna dei regali, spiegò il cuscino. Oh santo cielo, sospirò anche pronto. Solo 2 ore. Non fate tragedie, disseggiate come se fosse la fine del mondo. È soltanto Natale. Vieni, Roller, facciamo un altro giro. Non ho voglia, disse lo skateboard. Che cosa succede? Chiese pronto un'altra volta. Roller non vuole fare un giro con Jumping Jack, disse il cuscino. Ah ah, disse pronto. E tu? Che cos'hai, Pino? Almeno tu vuoi giocare con me. Lasciami in pace, disse Pino. Game over! Fischiettò Charlie Chip il Game Boy. C'era uno strano silenzio nella foresta incantata. Come d'attesa. Sembrava che tutti gli animali, gli alberi e i fiori avessero il fiato sospeso. Solamente qualcuno aveva il coraggio di parlare, ma sottovoce. Quando arriverà il momento? Squittì timidamente il topo. Shh! Ordinò il vecchio albero. Devo andare a vedere? Chiese lo scoiattolo. Non ancora, ciuffo, disse la tartaruga. Tu fai troppo rumore tra il fogliame. Dobbiamo avere pazienza. Per gli animali era difficile portare pazienza. Lo scoiattolo saltellava di qua e di là agitato. Se pensate che io faccia troppo rumore, mandate un uccello a guardare. Lui non farà rumore. Voi non sapete chi sono io? No? Non avete mai sentito parlare di me? Così vi racconterò tutto. È stato da sempre. Dai tempi dei tempi che tutti hanno avuto bisogno di me. Ho conosciuto tantissima gente, dagli assassini ai più grandi maghi del Medioevo, e tutti sono venuti a trovarmi. Pellegrini, cavalieri, re. Tutte queste persone volevano sapere come io li potessi aiutare. E a voi piacerà sapere come si sono svolti alcuni tra i più importanti fatti della storia. Andiamo, Merlino. Artù. Voglio sapere perché hai deciso di combattere contro i più grandi cavalieri d'Inghilterra. Game over!